Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel giardino dei frati minori cappuccini del convento. Oggi qui per raccontarvi una storia che ci avete inviato. Ci ha raccontato la sua storia attraverso questa email che vedete in sovraimpressione, David. David che vuole condividere con tutti voi una storia della nonna. L'evento miracoloso che accadde, racconta, fu questo: 1996, mia nonna Palma aveva 70 anni, donna forte, calabrese, che ha tirato su una famiglia di 5 figli, che è sempre stato un punto di riferimento di tutta la famiglia. Ecco, mia nonna, da sola in casa, fu vittima di un fortissimo aneurisma cerebrale. La trovarono dopo un po' distesa sul pavimento, priva di sensi, quasi morta. Subito quindi la corsa in ospedale, ma per lei non c'era più nulla da fare. I medici ci dissero che era in coma, coma irreversibile, che l'aneurisma era stato forte, quindi il sangue aveva compromesso tutto. In sostanza, ai suoi figli avevano solo chiesto quando si sarebbero sentiti di staccare le macchine. Presa così la decisione definitiva, quella notte stessa mia nonna si svegliò, lucida, normale, senza alcun problema. I medici impazzirono, non era assolutamente possibile. Fecero tutti gli esami del caso, non c'era più nulla. Le era solamente rimasto un grande bozzo sulla fronte, a riprova di quanto fosse stato forte quell'aneurisma. Di lì a poco uscì. Nonna, dopo qualche anno, mi ha raccontato di aver sognato Padre Pio, che le disse che non era ancora giunto il suo momento e che avrebbe dovuto vivere ancora a lungo. Mia nonna è viva, inferma e malata, ma viva. Ora ha più di 96 anni. Mi fa piacere, scrive David, condividere con voi questo evento perché i medici, di cui due atei, dissero che scientificamente era accaduta una cosa impossibile e che forse bisognava iniziare a credere davvero ai miracoli.